Salve a tutti ragazzi, rieccoci qui con Civilization 5 Brave New World. Continuiamo ad andare avanti negli anni con il nostro Portogallo. Avevamo una spia ad Assur, la capitale della Siria, e ancora 30 turni prima che ci fornisca una tecnologia appunto da questa capitale. Dunque, andiamo a passare il turno per adesso. Qui ci ricorda che la nostra spia ad Assur ci ha fatto scoprire un complotto ai danni della civiltà degli Irochesi da parte della Siria, e noi abbiamo già informato il nostro amico che appunto c'è questo complotto alle sue spalle. Allora, continuiamo intanto ad andare avanti e vediamo di espandere un pochino il nostro sistema cittadino, diciamo, andiamo a fondare magari anche un'altra città. Ho notato che si è diventato amico del Marocco, ok, anche lui è amico del Marocco, quindi non ci sono problemi. Intanto la nostra religione si è diffusa, come vedete, anche nel territorio inglese. Buono. Qui a Leira abbiamo due seguaci, comunque siamo i primi per religione, però ci sono altre due religioni dentro. Mollazas ha dei seguaci, quattro seguaci, ok, come vedete ha tre seguaci nostri e quattro seguaci loro dello zoroastrismo della Siria, però non fanno tutte e due la stessa pressione, quindi bisogna semplicemente vedere chi agirà per primo. Dunque il nostro grande profeta è arrivato a Gerusalemme e non ci sono seguaci, ce n'è solo un seguace nostro, possiamo andare a diffondere la religione e praticamente sei cittadini andranno a seguire la nostra religione, diventerà la religione, immagino, di Stato di Gerusalemme. Ok, molto buono. Scendiamo la produzione a Funcal, che ha completato le mura. Ok, dunque forse è l'ultima cittadina a cui mancavano le mura, no? Manca anche Leira, però per adesso non l'abbiamo avviata la produzione. Dunque, andiamo a costruire magari qualche edificio. Vorremmo un colono 12 turni, troppi. Andiamo a costruire qualche edificio che ci permette di crescere più in fretta. Direi di fare un granaio intanto, che potrebbe essere buono. Scegliamo la produzione anche a Braga. Abbiamo completato le mura anche qua. Andiamo a fare dunque. La bottega ci aumenta la produzione, che in questo momento è a 10. Però ci costa 2 di mantenimento. Potrebbe essere buona da fare. Se no l'anfiteatro ci dà cultura più 1. Abbiamo già un bel po' di cultura, quindi per adesso no. Facciamo una bottega. Intanto possiamo adottare una nuova politica. Avevamo iniziato ad adottare le politiche del commercio, andiamo a vedere. Permettere l'acquisto di lanzichenecchi potrebbe essere buono, però per adesso io andrei su questo. I grandi mercanti sono generati il 25% più velocemente, ricevono quantità di oro doppio alle missioni. Ah, non so sinceramente, andiamo a vedere quanto ci manca ottenere un grande mercante. Panoramica, immagine delle rotte commerciali, sì. Non c'è una barra di caricamento come per i grandi personaggi, questi sono diplomatici, quindi non qui sicuramente. La mia spionaggio economica forse, no, non ce lo dice. Vabbè, forse non lo riusciamo a vedere da qui. Il congresso mondiale ancora non è stato scoperto, ci manca ancora quando la civiltà avrà scoperto la tecnologia tipografia. Ah, ok, ci serve anche la tecnologia. Va bene, allora, se no possiamo andare a prendere anche questa. Produzione più 1 in ogni città, più cicla produzione nelle città che stanno costruendo un edificio. E il costo in cultura delle nuove politiche sociali aumenta il 33% in meno. Più 1 felicità ogni tua città collegata alla capitale. Meno 5 in felicità dalle città. Direi di prendere questo, che siamo a 0 di felicità. Andiamo a 6 in questa maniera, perfetto. Ok, qui ci sono degli arcieri, ragazzi. Dobbiamo levarli di torno. Ma scusate, le nostre truppe dove cazzo sono? Ok, ce n'è una qua. Cerchiamo di raggiungere velocemente questi. Intanto prendiamo anche gli arcieri qui a Lisbona, portiamoli proprio a Lisbona. Il nostro esercito è praticamente inesistente, come vedete, in questo momento, perché ci costava tanto. Ora abbiamo più 53 a turno, potremmo anche permetterci di reclutare qualche unità mercenaria. Il nostro grande profeta può andare a diffondere la religione a Harar e avremo a norma la religione, il taoismo diffuso anche qui. Ok, Addis Abeba ci aveva detto non diffondere di nuovo la tua religione, qui però l'abbiamo fatto. Il nostro grande profeta ha un altro utilizzo a norma del. Ah no, altri due utilizzi del diffondere religione, quindi potremmo andare a diffonderla a Samarcanda e a Buenos Aires magari. Vedremo un po'. Turno successivo. Ok, ragazzi. Dunque abbiamo 5,82 di punti di religione, ancora non abbiamo aumentato il nostro turismo. Dunque abbiamo 5 slot capolavoro disponibili. Quindi dobbiamo produrre dei capolavori, cioè abbiamo i posti da mettere. Accordo di ricerca, va bene, va benissimo. Ci
ci servono nuove ricerche. Dicevo, dobbiamo produrre dei capolavori da mettere negli slot disponibili che abbiamo. Dunque, che abbiamo solo 10 seguaci, penso. Ah, a parte sono 11 cittadini, quindi, insomma. Chi lo rivolge altrove la sua attenzione? Ok, il nemico è vicino, come vedete, quello di prima. Andiamo a cercare di avvicinarci ancora. Tu vieni a Samarcanda. Perfetto. Il nostro arciere qua viene a Lisbona. E a Lisbona può. No, no, no. A Lisbona può pure attaccare a distanza, ma non ci arriva, come vedete. Quindi dovremo. Magari ci spostiamo ad un'altra casella qui. A norma dovremo riuscire a colpirlo da qui. Esatto. Andiamo a colpirlo. Ok, ne abbiamo levato già un bel po'. Meno 34. Buono. Turno successivo per noi. Siamo nel 1510, ragazzi. Siamo ancora indietro con la tecnologia, cioè nel senso non siamo ancora nel Rinascimento, nel 1500, quindi siamo effettivamente un po' indietro. Assuriban Pal ha dichiarato guerra a Iwata. Ok, ragazzi, qui è iniziata la guerra. Ok, ci hanno denunciato pubblicamente, va bene ragazzi. Lì diciamo che a tempo debito la pagherà cara, però l'Etiopia, come vedete qua sotto, è il nostro vicino più immediato e quello che ci dà di più. Potrebbe essere un ottimo obiettivo militare, cioè nel senso sì, non voglio che la Siria si espanda troppo, quindi è nato un grande mercante, intanto buono, buono. A Braga è nato, eccolo qua, ok, ora vedremo le sue abilità per bene. Dicevo, non voglio che la Siria si espanda troppo, però comunque non ho la forza militare per partecipare attivamente a una guerra e andare a conquistare qualcosa, quindi per adesso magari lasciamo perdere gli assiri al loro gioco. Tanto andiamo ad attaccare con quest'unità qua. Questo colono non ho paura di. Dove cazzo vuole andare? Se dovesse venire qui davvero dovremmo scatenare una guerra, ragazzi. Dunque, qui possiamo eseguire una missione commerciale. Allora, eseguire una missione commerciale ti frutterà una grande quantità d'oro, migliorerà le relazioni. Se no possiamo andare a costruire un miglioramento, ovvero una dogana che ci fornirà dell'oro. Allora, in questo momento in questa casella qua produciamo due cibo, qui zero in pratica. Puoi andare anche a metterla tipo qui la dogana. Se no possiamo andare a Hong Kong, mi sembra, no, a Kabul, scusate, e a fare una missione commerciale. Andiamo, va. Unità attende ordine, ok, qui guerra dichiarata, Etiopia denunciata. I leader di Hong Kong hanno deciso di annullare la missione e un grande personaggio è nato. Facciamo turno successivo. Ah, ok, abbiamo il nostro grande profeta portoghese che può diffondere la religione a Samarcanda. E siamo a 7 seguaci su 8 cittadini, quindi abbiamo la religione ovviamente di stato a Samarcanda. La nostra religione si sta diffondendo davvero ovunque, ragazzi. Dobbiamo, magari, come vedete, nel nord però c'è un'ondata del cristianesimo, a Grand River sono arrivati addirittura nuove seguaci dello zoroastrismo, che questa è diffusa abbastanza. Non so se eventualmente sono arrivati anche da queste parti, no. L'Eira sì, ce n'è uno, a Quebec City, due seguaci dell'ortodossia orientale, no, cos'era quella croce in quella maniera? Dunque, chi ce l'aveva quella croce in quella maniera? Non me lo ricordo nemmeno. Ah, ecco sì. Non, no, vabbè, lo vedremo poi, non importa. Dunque, cosa possiamo fare? A questo punto facciamo fine turno, intanto è sempre il turno di prima, quindi aspettiamo. Tanto i nostri lancieri dovrebbero avvicinarsi a quegli arcieri. E al prossimo turno anche il nostro mercante, il nostro grande mercante, dovrebbe essere nel territorio di Kabul e quindi possiamo fare la missione commerciale e guadagnare un bel po' di oro tutto insieme a norma. Elisabetta entra nell'epoca rinascimentale. Noi non ho nemmeno guardato che tecnologia abbiamo in corso. Abbiamo astronomia, che ci dovrebbe permettere addirittura di entrare nell'epoca rinascimentale, se non sbaglio. Andiamo a vedere l'astronomia se è dell'epoca rinascimentale. Esatto, sì, è dell'epoca rinascimentale, quindi anche noi entreremo nell'epoca rinascimentale. Allora, scegliamo la produzione di Oporto. Abbiamo completato le mura anche a Oporto. Andiamo a fare una bottega per aumentare la produzione. Intanto Lisbona può bombardare il nemico. Guardate, ci hanno buttato giù delle vigneti.
il nostro coso può diffondere ancora la religione, ma andiamo a Buenos Aires a farlo. E giù. Ok. Il nostro arciere a norma può finire questi arcieri qua. Esatto. E sono stati abbattuti. Ok, tu puoi allora rimanere anche nei pressi di Braga, che è abbastanza centrale come posizione nel nostro impero. Un'unità attende ordine, ovvero il nostro picchiere. Mettiamolo in vigila. Leviamo queste notifiche. Un accordo di ricerca con Aiwata è giunto a compimento. Un bonus alla ricerca scientifica. Ok. Abbiamo finito un accordo con Elisabetta. E il vino con Elisabetta, perché ci hanno levato il vino, probabilmente. Penso, o forse è proprio giunto a completamento, vabbè, non importa. Comunque, ho già ripassato il turno, quindi aspettiamo ancora una volta. Vediamo se qui ci sono delle novità militari, diciamo. Speriamo che non conquistino nessuna città, anche se ho paura di sì. Ok, e sta a noi, siamo nel 1525. Ancora 7 turni prima che la nostra ricerca dell'astronomia sia completa, possiamo fare intanto una missione commerciale con il signor Anthony Van Damien. Boh, non lo conosco minimamente. Andiamo a eseguire una missione commerciale, ci sarà 30 di rapporti, migliorerà di 30 rapporti e 500 di oro, che è tantissimo effettivamente. Ok, abbiamo stretto un'alleanza con Kabul, buono. Anche Kabul ha la nostra religione come principale, ovviamente. Andiamo a vedere Leira, che ha completato il mulino ad acqua, che gli migliora la produzione e il cibo. Ok, abbiamo molto cibo in questo momento a Leira, quindi non ha senso potenziare quello. Magari sarebbe il caso di potenziare o la produzione di oro o la produzione vera e propria. Quindi la produzione di fede ci va bene così. Per adesso andiamo a fare una bottega per migliorare la produzione. Scegliamo la produzione a Lisbona, che ha poco cibo a dire la verità, quindi magari potrebbe essere il caso di mettere qualcosa del genere, ma non lo possiamo fare, quindi andiamo a mettere eventualmente un Colosseo che ci darà felicità più 2. Ok, turno successivo. Aspettiamo che qui vengano riparati questi miglioramenti sul vino. Aiwata ha completato il Notre Dame. Nel frattempo guardiamo se ci sono news militari. Mi pare di no. Oh, sì, stanno attaccando Akuesasme. Ok, la Siria ha fatto partire un assedio contro Akuesasme. E non so effettivamente come sia lì la situazione. Stai perdendo il controllo di Samarkand. Ho scoperto un campione barbaro. Dove? Qui. Ok, nemmeno troppo lontano. Il nostro arciere lo facciamo tornare qua nel nord. È troppo lontano questo territorio per mandarlo lì. Quindi facciamolo tornare a Coimbra. Unità attende ora. No, ok. Questo via. Samarcanda è diminuito al punto in cui siamo alleati al massimo. Non capisco che problema ci sia. Vabbè. I leader di Sydney hanno deciso di annullare la missione. Finito l'accordo avorio in cambio di gemme. E è terminata l'età dell'oro, ok. Allora, siamo nel 1530 e a questo punto, dunque, Leira stiamo producendo 19 turni, 4 turni qui, 7 turni qua, 6 turni qua, 15 turni qua e 2 turni qua. Quindi abbiamo quasi completato la biblioteca a Coimbra per avere anche un bonus alla produzione scientifica, che in questo momento ci dà 60. Ok, lui ci dà dell'oro in cambio delle gemme. Io però gli richiederei piuttosto delle tinture, magari. Non mi ricordo se c'era qualche richiesta particolare. A norma. Dunque, risorse di lusso. Andiamo a vedere. Solo le gemme. Ok, quindi andiamo a prendere le tinture, tipo. Proponi. Ci chiede anche il ferro. Bene, vediamo questa roba qui. Gli diamo gemme in cambio di. Non ci siamo. Sì, no, no, vabbè, dai. Allora, leviamo questa, leviamo le tinture, mettiamo magari il sale. Vediamo se cambia idea. No, vuole proprio un. Oro per turno, 10 per 30 turni. No, non c'è verso.
Va bene, allora facciamo così, proponiamo eventualmente questo. Va bene, lasciamo perdere allora per adesso. Allora, abbiamo tre lotte commerciali su quattro. Potremmo anche produrre un'altra unità commerciale. Qui guardate, intanto abbiamo tipo un anello intorno a Lisbona. Sarebbe tanto completarlo con le strade. Allora, lui ci chiede le gemme in cambio di 27 euro per turno, di 27 euro, un oro per turno, quindi in totale di 57 euro, i cavalli. Accettiamo, non abbiamo unità di cavalleria, potrebbe essere utile produrle, quindi io clicco su attendere, prego. Siamo dunque sempre nel 1530, stiamo aspettando il turno delle città-stato. E dovrebbe stare a noi, i barbari. È finito un oro per turno verso Ahmad al-Mansur. Ok. Qui ragazzi potrebbe essere utile metterci una bella cittadina. Sì. Magari qui. Che riesca a prendere. Non so se ci arriva. Qui non ci riusciamo ad arrivare. Questo è oro. Questo non è male. Noi oro non ce l'abbiamo. Abbiamo due gemme. Questo è argento e questa è pietra. No, ferro. Mentre qui abbiamo gemme, ferro, oro. Potrebbe essere buono. Vedremo un pochino. Comunque, guardiamo se possiamo comprare con la fede. Missionario, inquisitore, monastero, cattedrale, niente di che. E un grande profeta ci serve 800. Ma, vabbè. Forse il prossimo turno ce lo darà, perché prendiamo 39 al turno. Questo è il primo turno in cui abbiamo più di 800. Passiamo il turno ancora. Il nostro arciere è arrivato a Coimbra. Mettiamolo a vigilare. E aspettiamo. La felicità è comunque abbastanza bassa, ragazzi. La maggior parte è per il numero... No, per la popolazione. 1,9 generata agli specialisti, vabbè, veramente poca, però insomma molto alta è l'infelicità generata dalla popolazione. Dobbiamo magari scegliere delle politiche sociali che ci permettano di ridurla al minimo questa cosa. Un pochino qua intanto, cosa potremmo fare? 1,5 dai cittadini delle città non occupate, abbiamo già ridotta. Allora, ci chiede un sacco di oro, ragazzi. Vabbè, cerchiamo di migliorare i rapporti con Ahmad al-Mansur, che è molto amichevole nei nostri confronti. Dunque, questo velocizza la creazione di colonie nella capitale, inoltre un colono gratuito. Ok, se no possiamo andare a prendere sta roba. Un grande profeta è nato a Lisbona, immaginavo. Questo grande profeta può andare a diffondere la religione magari in un'ondaga. Anche se non so quanto possa essere utile. Assur c'è solo un seguace. Andiamo a diffondere nel territorio della Siria, ragazzi, questa religione. Intanto il nostro altro grande profeta è in viaggio per Buenos Aires. Un sacco di notifiche. Dunque, Bismarck entra nell'epoca medievale. Cazzo, Bismarck è molto indietro. Marocco e Belgrado sono ora alleati. Belgrado dov'era? Budapest, Belgrado, ok. La sua influenza su Kabul è diminuita al punto in cui non siamo quasi più alleati. Samarcanda è diminuito al punto in cui non siete più alleati. Oh ragazzi, fermi. Samarcanda. Tieni 500 euro, vai. Ok. Siamo tornati a 4 di felicità. Cerchiamo di tenerci buone queste città-stato, perché per esempio loro hanno lo zucchero come risorsa. Vediamo se c'è qualcosa di utile. Loro hanno il vino, ce l'abbiamo già. Qui cosa abbiamo? Hong Kong che ha... Wow! Ok. Facciamo una donazione a Hong Kong e doniamo 500, siamo amici. In questo momento la nostra felicità è salita a 7, perfetto. Hong Kong, ragazzi, è per quello che vale tanto il commercio con Hong Kong. Perfetto. Scegliamo la produzione a Coimbra, ha completato la biblioteca. Possiamo fare eventualmente dunque una fucina per la... Insomma, velocizzeremo la produzione di... unità terrestri, però vi farei intanto un altro colono. Faremo turno successivo e aspettiamo. Ok, Kabul è alleata con gli irochesi. Kabul ha dichiarato guerra su Sulayman Pal.
Speriamo che Asuri Vampal non decida. Wow. Che cazzo è successo qui? Ho visto un. Tanto comunque ho visto un esercito passare mostruoso. Asuri Vampal fa paura. Infatti forse sarebbe il caso anche di tenercelo buono. Vediamo se sono. Hanno conquistato Acque Sasme. Speriamo che la guerra termini qui, perché se no probabilmente il prossimo obiettivo saremo noi. Molto probabilmente. A meno che lui non si diriga a sud verso l'Inghilterra, ma è troppo lontano il suo territorio, mentre noi siamo comunque abbastanza vicini. Scendiamo la produzione intanto a Funcal, che ha completato il granaio. Adesso abbiamo una produzione di 6 di cibo, e però abbiamo 0 di oro. Dunque, c'è un mercato che ci darà oro più 1 e oro più 25%. Se non possiamo andare a fare un porto, ma no. Diciamo sì sì il mercato. Pure qui ci dice la bottega. Manderemo meno 2 di produzione oro. Vabbè, però abbiamo anche una produzione di 9 che ci serve per costruire altri edifici più alta. Quindi, allora, non è successo nient'altro di nuovo. Passiamo ancora una volta il turno. Siamo nel 1550. Il nostro tizio qui si è fermato, non capisco per quale motivo. Ci ha detto di raggiungere questo posto. Ok, la nostra spia, guardiamo che punto è. 21 turni, ok, abbiamo fatto 9 turni. Facciamo il turno successivo. Qui ci sono un sacco di lavoratori. Allora, ci chiede il vino in cambio di oro e ferro. Vabbè, non accettiamo, dai, ci fa un po'. Speriamo che non ci cali troppo l'infelicità. Comunque stanno continuando a crescere le nostre città. E l'infelicità generata dalla popolazione continua a aumentare, ragazzi. Dobbiamo tenere d'occhio questa cosa. Lisbona è finalmente arrivata a 12 cittadini, insomma, non male. Considerate un'ondaga ce n'è 21. Assur 15. Assur non è troppo grossa, a dire la verità. Nemmeno questa Marrakesh. Insomma, sono tutte piccole città. Ce n'ha 35, ma sono tutte piccole città. Ok. Allora, facciamo il turno successivo. Tanto il nostro grande profeta è in viaggio per Assur. A norma, se abbiamo delle città con, cioè per esempio Londra è taoista e noi abbiamo il luogo santo che è Lisbona del taoismo, dovremmo, diritto di passaggio, ci sto, e dovremmo avere un bonus al turismo, tipo insomma la gente dovrebbe venire nel nostro territorio a visitare il luogo santo della religione, appunto. Ok, 1550, Budapest vuole che Belgrado sia tiranneggiato, intanto ci attaccano una nave, vabbè, niente di più. È nato un grande artista, ragazzi, ok. Le arti stanno fiorendo, se stai puntando a una vittoria culturale potresti voler creare un capolavoro per generare turismo per la tua civiltà essenziale per una vittoria culturale, oppure potresti dare il via a metà dell'oro, col cazzo. Io direi di andare proprio qui, sul nostro Jean Vermeer. E creiamo un capolavoro. Ok, andiamo a mettere questo capolavoro nel palazzo di Lisbona. Come vedete hanno creato, esatto, la ragazza con l'orecchino di perla. E è stato creato il nostro grande capolavoro. E genererà turismo. Sta generando turismo. Le altre civiltà stanno cominciando a notare la grandezza della tua cultura. Ai fini della vittoria culturale considera il turismo il tuo attacco contro le altre civiltà e la cultura la tua difesa dalle altre civiltà. Ok, come cultura ne abbiamo comunque diversa. Il nostro turismo è aumentato in questo momento. Guardiamo un pochino chi ha più turismo. Siamo 2, Marocco addirittura 3, come vedete. Più o meno che vuol dire modificatore turismo verso la civiltà. Ok, dunque in questo momento contrapposto a cultura. Ok, seleziona il giocatore. Portogallo, produzione turismo 2. Ok, in questo momento dovremo produrre turismo piano piano. Immagino, contrapposto alla cultura del 2005-27 delle altre civiltà. Guardiamo, gli irochesi hanno un sacco di cultura, ragazzi, 4005. Noi a norma non so se tipo, andiamo a vedere tipo gli irochesi. Andiamo a Portogallo, no, facciamo il culo. 5-3, ok, lenta ascesa, come vedete. Gli irochesi sono in lenta ascesa rispetto a noi, rispetto a tutto il mondo praticamente. La Germania, statica. La Siria in lenta ascesa, ok. L'Inghilterra in lenta ascesa.
l'Etiopia in lenta ascesa, Marocco, produzione e turismo 4, addirittura il Marocco in lenta ascesa, ok. Poi magari ci saranno anche dei bonus, vedremo un pochino. Comunque, come posso creare turismo? Turismo viene generato da capolavori e da manufatti posizionati in alcuni edifici culturali ed è il fattore principale usato per diffondere la tua influenza culturale nelle altre civiltà. Man mano che inserirai più capolavori e manufatti nei tuoi musei, anfiteatri, bla bla bla, il tuo turismo continuerà ad aumentare. Inoltre è possibile accrescere sensibilmente la produzione di turismo attraverso diritti di passaggio, lotte commerciali e religioni condivise con alcuni e con alcuni principi ideologici. Ok, no, leviamo l'enciclopedia, non ci serve in questo momento. E chiudiamo per adesso. Ok, abbiamo iniziato a produrre turismo, quindi questa è un'altra opportunità che ci viene data per vincere. Vi ricordo che in questa partita volevo appunto puntare su una vittoria culturale, quindi qualcosa del genere, fornita anche, diciamo, con un benessere fornito anche dalla produzione di oro alta dovuta ai bonus al commercio che abbiamo con la nostra civiltà. L'unico bonus che abbiamo effettivamente è questa nave più lo scambio di risorse russo frutta più uno oro. Quindi un'unità tende ordine, andiamo a vedere questa. Possiamo andare a bombardare il nemico? No, non possiamo andare a farlo. Quindi andiamo a tornare verso le nostre verdi terre nell'India. Ok, buono, abbiamo questa nuova abilità. Facciamo un altro turno, poi interromperemo qui l'episodio. Intanto i nostri grandi profeti sono in viaggio. Guardiamo, questo è quasi arrivato. Ovviamente mi mancano tipo due turni. Guardiamo se si sposta. Potremmo diffondere per l'ultima volta. Questo ha solo un uso di diffondere religione. Ancora forza 1000. Non so se effettivamente cala la sua... come missionario, insomma, la sua resistenza, quindi la sua forza religiosa. Stai perdendo il controllo di Hong Kong. Andremo a reinvestire magari 250 Hong Kong, ragazzi. E abbiamo completato astronomia, siamo nel Rinascimento e siamo felici di essere. Vabbè. Dunque, abbiamo una nuova carovana, possiamo andare a stabilire una rotta commerciale. Dunque, nelle nostre città potremo andare a trasportare 4 cibo nelle varie città. 4 cibo a Braga. Ok. Che commercia con... che già porta del cibo, come vedete, all'Eira. 4 produzione a Braga. 4 cibo a Coimbra. 4 produzione a Coimbra. Oppure più 6 pressione religiosa Funcal. Più 4... cioè in pratica più 4 cibo. Ci scambiamo pressione religiosa, ma tanto non cambia niente. Oppure la produzione, o porto produzione e cibo. Dunque, mentre le altre civiltà andiamo a guadagnare 15 oro da Addis Abeba, sposteremo 6 pressione religiosa, quindi non cambia niente. Però Addis Abeba, guardate, è tornato ad avere 9 seguaci, ha esorcizzato, diciamo, la nuova religione nel suo territorio. Dunque... andiamo a vedere Grand River, ci dà 15 euro per turno, invece esportiamo, importiamo scienza e religione. Esportiamo, a dire la verità, no, importiamo 3 scienza e ne esportiamo 1, quindi potrebbe essere buono. Se no abbiamo Marrakesh, ci arriviamo? Tangerit, no, non ci arriviamo. Se no possiamo andare a esportare un Buenos Aires, Kabul, Lhasa, Samarcanda e Tiro. Io direi di andare a far crescere, magari guardiamo un pochino le nostre città che sono rimaste un po' indietro. Guardate l'era, 12 cibo, ragazzi. Possiamo cercare di farla crescere dell'altro. Non ci arriviamo all'era da qui, quindi niente. Possiamo però cercare di far crescere magari Coimbra. Sì, andiamo a portare 4 cibo a Coimbra, che ha poco cibo a norma. Cibo più 0, come vedete, esatto, abbiamo fatto un'ottima scelta. Quindi torniamo alla mappa. Perfetto, scegliamo la produzione a Lisbona che ha completato... il Colosseo, quindi abbiamo 3 di felicità. Possiamo fare l'università o l'anfiteatro, ci darà cultura più 1 e slot capolavori letterari più 1. Facciamo l'università invece, manutenzione 2, scienza più 33%. Perfetto, prendiamo questa università. Intanto stiamo riposizionando questi miglioramenti. Qui c'è uno spadaccino, andiamo a intercettarlo immediatamente con il nostro... ok, immaginavo che fosse qui. Ok ragazzi,
Dobbiamo cercare di tappare questo buco nella mappa che abbiamo all'interno del nostro territorio. Praticamente scegliamo la produzione, sì, la ricerca, scusate, abbiamo fatto l'astronomia, quindi possiamo anche entrare nell'oceano, a dire la verità. Dunque, il codice cavalleresco ci consigliano l'esteri e il militare, ci darà la possibilità di fare un cavaliere, un castello, Alhambra. Tutte le unità non aeree addestrate in questa città ricevono la produzione addestramento 1. Fornisce un castello gratuito, una città anche costruita, aumenta del 20% la cultura prodotta nella città. Insomma, non male, costa 400 di produzione, ma non male. E permette di stabilire patti di difesa, ok? Se no la fisica ci viene consigliata da quello economico, Trabocco e Notre Dame. Direi di fare questo codice, 9 turni. Ok, ragazzi, dunque, quanto produciamo per esempio a Lisbona? Più 16,5. Di produzione non è troppo, non è troppo a dire la verità. Ok, dunque sul Vampallo entra nell'epoca rinascimentale, anche lui è entrato nell'epoca rinascimentale insieme a noi, quindi più o meno a livello scientifico siamo pari, lui è molto più avanti a livello militare. Dunque andiamo qui, ci vanno 2 turni ad arrivarci, quindi dai, facciamo che convertiamo un po' di cittadini a Buenos Aires e poi Certo che terminiamo. gotta io già dato. Ci chiedono diritti di passaggio e ferro in cambio di oro per turno 6, ma io, amico, ti chiedo anche un po' di avorio. Certo che Va gotta io già bene, dato. ti daremo 163, però vogliamo aumentare la felicità nel nostro impero, infatti ci siamo riusciti. Ok, abbiamo 315 e Samarkand siamo a 91 su 60, Kabul siamo amici 58 su 30. Dobbiamo fare una donazione di 250 oro. Ok, siamo 73 su 30, buono. Aspettiamo. Wittenberg vuole la religione taoismo. Wittenberg. Che cazzo è Wittenberg? Qui. Vabbè, potremmo anche farlo perché il nostro secondo grande profeta sta andando proprio qua. Quindi magari faremo Assur. Vediamo se c'è un'altra città qui. Non penso, forse sì. Forse sì, ce n'è un'altra qui. Qui e poi andiamo a Wittenberg. Potrebbe essere buono. Vediamo se ci sono pressioni, non c'è nessun seguace, nessuna religione. Scegliamo la produzione a Braga che ha completato la bottega, quindi ha un buon 12 di produzione di produzione. Ok, andiamo a fare magari un dunque. Una nau? Sì, una nau, perché no? Non abbiamo ancora una rotta commerciale disponibile, quindi vediamo di sfruttarla. Tanto il nostro turismo, guardiamo se ci dice se è cambiato qualcosa. È in lenta ascesa, come vedete, anche noi da tutte le parti. Perché piano piano stiamo aggiungendo 2 punti di turismo a botta. Vediamo intanto quanto tempo. Grande scrittore, ci siamo quasi 97 su 100, quindi altri 3 turni per avere un grande scrittore. Facciamo turno successivo ancora. I nostri picchieri, andiamo ad attaccare immediatamente questi ragazzi, sono dei cavalieri, quindi a norma dovrebbero essere, sì, infatti li dovremmo steccare al prossimo attacco. Tu vieni qua, ok, turno successivo, si è presa 12 danni e ne ha fatti 55, ora speriamo che non ci facciano troppi danni questi. Per adesso li lasciamo perdere, cerchiamo di levare di torno prima di tutto il loro accampamento, così non vengono generati più barbari. Che non sarebbe male. Qui intanto c'è un grande profeta etiope, ragazzi, che sta venendo verso il nostro territorio. Scendiamo l'inquisitore qua a Lisbona perché non vogliamo seguaci di altre religioni. Quebec City è alla ricerca di un grande scienziato, ci vorrà molto. Non si ha più buoni rapporti con Hong Kong. Ah, già Hong Kong. Il nemico è stato avvistato nei pressi di Oporto, non possiamo attaccarlo in questo momento, però andiamo a levare torno innanzitutto l'accampamento, così, perfetto. Abbiamo raso al suolo, il prossimo turno andremo a battere, cioè a conquistare contro le spade, a combattere contro le spadaccine. Andiamo a diffondere la religione a Buenos Aires e è diventata taoista, solo 6 seguaci della nostra religione, ok, buono. Turno successivo, quindi aspettiamo a questo punto anche di avere il nostro grande scrittore, ci dovrebbe volere un altro turno, altri 2. Vediamo un po'. Guardiamo un pochino che ci dice, siamo a 97 su 100, a 98 su 100, sì. Quindi probabilmente altri 2 turni. Vediamo se alla fine del caricamento sarà ancora a 98 o sarà a 99. A Nanma possiamo addirittura dargli, esatto, un altro cittadino.
Perché no? Popolo a cui piace più sorridere, 48. Mi sono a 3. 3. Undicesimi, ok. Una civiltà è stata completamente spazzata via, come avete visto. Non c'è rimasto niente. Dicevo, possiamo affibbiare un altro cittadino qua, però... Dunque, concentrazione default. Possiamo andare a levarne uno, magari da... Tra il cibo. Abbiamo più 7 di cibo. Vediamo un posto dove c'è tanta produzione, magari non ci sia altro cibo e più produzione. Bel discorso. Qui ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, sono tutti occupati. Vabbè, leviamo questo. Poi cercare qui per... Torniamo alla mappa, vediamo se adesso non può fare. Ok. Ora sì. Andiamo a mettere una gita degli artisti. Ci darà un totale di più 3. 1. Ora ci dà ancora più 1. Più 8, ok. Il grande artista invece lo produrremo molto velocemente, a dire la verità. Pensavo più lentamente. Vabbè. Ah, gira degli scrittori, ok. Leviamolo di qui e mettiamolo qui. Vediamo quanto andiamo. Abbiamo più 4 a turno, ok. Dobbiamo cercare a questo punto di riempire questi slot per gli specialisti, perché vogliamo appunto puntare su una vittoria di tipo culturale. Andiamo intanto a avvicinarci a questi spadaccini nemici. E facciamo turno successivo. Il prossimo turno avremo il nostro simpaticissimo nuovo grande scrittore. Comporremo un'opera che narra le gesta dei nostri eroi sul campo di battaglia, dei nostri mercanti ed oltreoceano. A proposito di oltreoceano, possiamo anche iniziare a esplorare. Magari potremmo prendere tipo un'unità come questa e andare a lanciarla qua. Vai. Ci vorrà un sacco di tempo, a dire la verità, però non importa. Intanto vogliamo arrivarci. È nato un grande scrittore, andiamo a vedere chi è Rumi. Dunque possiamo comporre, non c'è uno slot capolavoro qui. Possiamo scrivere un trattato politico, ci darà più 5 e 50, più 5 e 44 di cultura. Se no possiamo andare anche a Oporto. Dunque Oporto dovrebbe avere uno slot. Tanto andiamo a bombardare il nemico, così. Calmi, poi fa troppe cose qui insieme. Oporto, bombardamento. Bicchieri addosso. Andiamo di danneggiarlo sul serio. Ok. Allora, dicevo, a Porto ci dovrebbe essere a norma uno slot esatto. Capolavoro artistico o manufatto. Ok. Andiamo a vedere allora. Dunque, qua non abbiamo slot. Qua non abbiamo slot. Capolavoro artistico in manufatto. Capolavoro artistico in manufatto. Interessante. Non abbiamo un posto dove metterlo. Ok, quindi andiamo a vedere magari nella guida cosa ci serve. Quindi andiamo a mettere uno scrittore. Creare gli scrittori. Ok, scrittore. No, dunque grande scrittore. Qui. Anfiteatro, poema patriottico, poema epico, biblioteca reale. Quindi dobbiamo fare un anfiteatro per avere la possibilità di scrivere un grande poema per la nostra civiltà. Quindi per adesso non lo possiamo fare, andiamo a completare questo turno, ragazzi, poi ci vedremo nel prossimo episodio. Dunque andiamo a spostare intanto il nostro grande scrittore verso sud, verso Porto. Il nostro colono qui è pronto all'opera, andiamo a mandarlo da queste parti, quindi siamo quasi. Turno successivo per noi, e quindi come sempre, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Break2Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo nel prossimo video.